Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati finalmente con la nuova uscita della Ferrari F1 Collection. Oggi è la numero 30, la Ferrari 312 B2 di JGX, molto molto bella e che come sempre vi avevo già annunciato sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bellissimo pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che arriva sul canale ma anche su tutte le novità che escono in edicola, molto importante. Soprattutto se volete essere avvisati perché volete prendere qualche numero nello specifico. Allora, come vi raccontavo già la settimana scorsa, queste macchine anni 60-70 per me sono dei gioielli, sono dei capolavori perché comunque sono anche molto strane, diciamocelo. Sicuramente non molto simili a quelle che conosciamo oggi nei nostri giorni, però hanno un fascino tutto particolare. Molto spesso hanno queste ali anteriori o posteriori molto particolari, air scope molto particolari. Devo dirvi che questa macchinina ha tutte queste stranezze, quindi adesso ce l'andiamo a guardare assolutamente bene bene da vicino. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Ferrari F1 Collection, dove potete trovare tutti i numeri usciti fino ad ora. Devo dirvi due cose importanti prima di iniziare. La prima è che mi chiedete spesso, Visio, facci vedere come le stai collezionando, come hai deciso di posizionarle. Molto presto facciamo il video. Io non voglio dirvi una stupidaggine, ma siamo proprio arrivati, perché penso di averlo già editato. Nel momento in cui state vedendo questo video dovrebbe essere già pronto, quindi molto presto arriverà assolutamente questo video. E la seconda cosa che ci tenevo a fare è veramente ringraziarvi tantissimo. Siete comunque sempre più numerosi a scrivermi, mi date sempre un sacco di informazioni, un sacco di curiosità, delucidazioni. Veramente vi ringrazio tanto, perché stiamo costruendo una bella community e io sono sempre molto contento, perché magari quando arriva una persona nuova che ha delle domande, vuole sapere delle cose, sotto può trovare un sacco di informazioni. Poi ho visto che molto spesso iniziate anche a rispondervi da soli, quindi c'è chi fa una domanda, magari io non faccio in tempo, qualcun altro già gli risponde, quindi veramente sono contento e veramente ci tenevo a ringraziarvi. Ragazzi, dunque ci spostiamo sotto ed andiamo ad aprire la Ferrari di JGX. Ok ragazzi, via via, pronti via, e andiamoci ad aprire questo piccolo grande gioiello che è la 312 B2 di JGX, uscita numero 30. Eccola qua. Allora, andiamo a vedere il prossimo numero. Niente po' di meno che la F310 di Michael Schumacher, 1996. Ragazzi, l'inizio di un'era, questa la dobbiamo prendere non assolutamente ma di più. Vi consiglio anche a voi di prenderla per forza, a tutti i costi. Questo è un super numero. Comunque adesso ci concentriamo sulla B2 di JGX, che come vi stavo dicendo in apertura è una macchina molto particolare sotto un po' tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la anteriore, mi ricorda molto la TRL di Jackie Stewart, anche l'ala posteriore molto molto particolare, e anche l'air scope, che vedete questo cofano motore che praticamente è tutt'uno con l'air scope. Sicuramente un'auto molto particolare, sicuramente un'auto meravigliosa, con questa parte di motore scoperto, devo dirvi, è veramente un capolavoro. In questo caso la vediamo con quest'altra configurazione, con un'ala diversa da quella che andremo ad aprire, perché devo dirvi che la configurazione aerodinamica di questa macchina poi nel corso dell'anno è cambiata moltissimo, di conseguenza ce ne sono veramente molte che potrebbero andare bene. Insomma, qua vedete che l'ala è molto più classica, molto più formulata 1. In realtà quella che andremo ad aprire oggi invece è un po' differente. Comunque andiamo, non perdiamo altro tempo e apriamoci la nostra Ferrari. Allora, eccola qua, vedete l'ala anteriore come è molto differente, appunto vi dicevo, mi ricorda la TRL, perché ha questa configurazione completamente chiusa, quindi non ci sono le classiche due alette che poi insomma caratterizzano proprio la Formula 1. Devo dirvi, in edicola ho scelto fra tre modellini che avevano quasi tutti un piccolo difetto sull'ala anteriore. Devo dirvi che anche la mia, vedete quel piccolissima righetta ce l'ha, non capisco perché ce l'avevano praticamente tutte, e quindi alla fine ho detto vabbè dai, alla fine questa si vede un po' meno, e quindi ho optato per prendere lei. Allora, abbiamo quindi quest'ala molto particolare con il numero 5 e la scritta Firestone, ovviamente anche il logo Ferrari, molto belli cerchi dorati. Devo dirvi, questi mi sono piaciuti da subito in edicola, quando l'ho visto ho detto bellissimo,
questi cerchi dorati sono uno spettacolo. Poi andiamo a guardare il cockpit. Ha questo vetrino azzurro, gli specchietti risultano cromati e devo dirvi che sono venuti molto bene. All'interno del cockpit possiamo vedere il sedile con le decals delle cinture e abbiamo anche il logo Ferrari al centro dello sterzo. Non c'è però nessuna decals sulla strumentazione, che risulta praticamente tutta quanta nera. Poi andiamo a guardare il posteriore, ragazzi. Qua la macchina è decisamente molto particolare. Abbiamo questo doppio scarico bianco, vedete? Due sopra e due sotto. Questo che credo sia una sorta di radiatore, non lo so, ragazzi, precisamente non sono un esperto di meccanica, comunque ricorda una sorta di radiatore. Abbiamo anche, vedete, il farino di quota rosso con una plastica semi-trasparente, quindi devo dirvi è realizzata molto bene. E poi, come vi dicevo, guardate quanto è particolare il cofano motore, che poi diventa un tutt'uno con l'airscope. Sicuramente il difetto, ragazzi, è sulla parte motoristica, che nonostante, come vi dicevo, è praticamente scoperto per metà, i dettagli sono un po' quelli che sono, vedete, cioè, si vede soltanto la parte grigia, poi la parte bianca degli scarichi, però insomma, come avete visto dalla foto di prima, i dettagli potevano essere infiniti, però insomma, per queste scale 1 a 43, molto spesso il motore viene un po' tralasciato. Speriamo che per le nuove grandi Ferrari F1, che saranno in scala 1 a 24, avranno questi dettagli a livello del motore insomma un po' più curati. Comunque tutto sommato la macchinina mi sembra un ottimo modello anche questa volta. Poi raga, guardatela così, secondo me fa un figurone. Capisco sempre chi non adora queste macchine insomma più vecchie, perché fondamentalmente possono non piacere, però credo che se come me amate la Formula 1, questi sono proprio dei piccoli gioielli. La andiamo a richiudere all'interno della sua teca protettiva. Vi dico che questa volta purtroppo non possiamo fare il paragone, perché come molte di queste macchine diciamo più particolari, purtroppo io non le ho mai comprate, quindi non possiedo le vecchie versioni. Però è sicuramente un grandissimo pezzo da mettere in collezione, io ve lo consiglio assolutamente. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like meraviglioso come questa Ferrari. Mi raccomando, fatemi sapere se avete preso anche voi questo numero, se state continuando la collezione. Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento la settimana prossima con una Ferrari meravigliosa di Michael Schumacher. È sicuramente una delle Ferrari, non lo so, forse che ritengo più storiche, più particolari, perché comunque è il simbolo della novità, della rinascita della casa di Maranello. Insomma, da quella Ferrari poi arriverà tutto quello che è successo di bello e che già sicuramente conoscete. Qui da Visio e dalla Ferrari di JKX è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!